Oddio. Presidente, allora stanno per allinearsi i pianeti, no? Possiamo dire, facendo gli scongiuri del caso. Sì, c'è già le mani lì. I 110 anni, probabilmente una giornata, quella del 9 aprile, speriamo tutti che sia di grande festa. Che cosa il Modena ha pensato per questi 110 anni e per i propri tifosi? Allora, per i 110 anni la prima cosa che ci è venuta in mente è l'idea del parco 110, quindi pianteremo 110 alberi in un'area limitrofa vicino allo stadio. Faremo un anticipo del museo creando una mostra che sarà aperta al pubblico nella saletta qua dello stadio. Il 9 a tutti i tifosi che verranno, e spero che saranno estremamente numerosi, offriremo una birra e faremo un brindisi collettivo alla salute del Modena nei suoi primi 110 anni. E coinvolgeremo i ragazzi delle giovanili, le squadre femminili, quindi veramente deve essere la festa per tutta la società, ma soprattutto la festa per i nostri tifosi, dei nostri tifosi. Il centro storico di Modena si vestirà di giallo-blu, la ghirlandina verrà illuminata di giallo-blu. Abbiamo parlato con i negozianti, gli abbiamo preparato una cosa speciale da esporre nelle vetrine e quindi cerchiamo veramente il coinvolgimento di tutta la città. Senta, faccio un piccolo salto sul campo, perché poi alla fine i 110 anni cadono in un'annata davvero straordinaria, al di là poi di quello che sarà il risultato finale. Le chiedo, lei prima in conferenza stampa ha detto una cosa bella riguardo anche all'avversario, alla Reggiana. Sì. Questo è un anno davvero incredibile dal punto di vista sportivo, sia per voi che per loro. Sì. Lei ha ringraziato simbolicamente gli avversari. Sì, certo, ma se è stato bello così e sofferto così, è perché c'è la Reggiana. Perché sennò avremmo dominato, onestamente. Sarebbe stato di una noia mortale il campionato. Così invece è stato un campionato fortemente appassionante, finisca come finisca. Questo anche per chiudere il cerchio rispetto alle polemiche dell'ultima settimana. Ma no, noi le polemiche non le facciamo, non le seguiamo. E chiedo un'ultima battuta sull'andamento della squadra. Lei si è molto divertito lunedì sera, da quello che ci ha raccontato prima. Sì, perché ho visto un calcio veramente di livello. Io ho visto 3 euro gol sostanzialmente, al terzo sono andato a abbracciare Sghedoni, Romano, perché eravamo tutti e due abbastanza emozionati. Abbiamo fatto le ultime 2 partite, sono 2 partite con una squadra veramente impressionante, con una qualità incredibile nelle giocate, in tutto. Sono veramente divertito, sì. Ultime 4 giornate, come sta il Modena in queste ultime 4 giornate? 4 battaglie. 4 battaglie, non abbiamo ancora fatto niente, ci sono ancora 12 punti in palio, quindi dobbiamo rimanere concentrati sul nostro, fare il nostro. Come dico sempre ai ragazzi, il nostro destino è nelle nostre mani, cerchiamo di non sprecarlo dopo quello che abbiamo costruito in questi 10 mesi. Presidente, prima lei ha ricordato la sconfitta con il Montevarchi e Pontedera. Dopo quella sconfitta si ricorda che cosa ha detto alla squadra, perché c'è stata la svolta proprio. Ma io... Onestamente io alla squadra, a Montevarchi non ho parlato, perché secondo me non ce n'era bisogno, perché si sono resi conto loro della figura che hanno fatto. Mi ricordo anche quando un vostro collega mi disse con aria sconsolata, ma dopo una sconfitta così come si riparte? E io risposi in pullman. E siamo ripartiti in pullman, il problema è che non ci siamo più fermati. Quindi effettivamente io non ho parlato alla squadra, ma forse proprio il fatto che io non gli abbia parlato e abbia dichiarato, ve lo ricordate forse, una cocente delusione, forse è valsa più di tante parole spese con la squadra. Ok. Matteo, le iniziative per i 110 anni sono diverse, numerose. Credo che magari il 9 aprile vi aspettiate davvero una grande cornice per quella che sarà la festa per i 110 anni e facendo gli scongiuri, chissà. Ma no, sicuramente, come dicevo, siamo onorati e contenti di essere al primo anno in concomitanza di un anniversario così importante
per il club e per la città, e tutte queste iniziative serviranno sempre di più a legare la squadra al territorio, alla provincia e alla città, e ci aspettiamo sì una risposta dal pubblico come c'è stata poi tutto l'anno, sia in casa sia in trasferta. Ricordavamo prima che in occasione della partita con l'Ancona c'è stato il record di spettatori, e quindi vediamo che c'è grande entusiasmo, la piazza ci segue. Anche per la trasferta di Pistoia abbiamo venduto 1000 biglietti in un giorno, quindi insomma ringraziamo davvero tanto i nostri tifosi. Senti, ma quanto vi sta piacendo, quanto vi sta dando soddisfazione il fatto che tra voi e la città si sia creato veramente un rapporto di simbiosi quasi quotidiano? Perché poi alla fine, raccontava il presidente, insomma si va a bere la birra con i tifosi spesso e volentieri, e ci sarà l'iniziativa il 9 di aprile. Sì, io trovo che sia fondamentale l'ambiente e appunto l'empatia, l'atmosfera che si crea con la città, e lo vediamo qua allo stadio, è qualcosa che poi porta punti proprio anche a livello sportivo, e quindi siamo davvero soddisfatti. A proposito di punti, ne mancano pochi, e ti chiedo che cosa in questo momento, come si vivono queste ultime quattro partite, perché poi alla fine manca davvero poco, e la Reggiana non molla, questo lo dobbiamo dire, però insomma il Modena ha un vantaggio davvero consistente. Ma noi dobbiamo guardare in casa nostra, siamo concentrati sulla prossima partita senza stare a fare tabelle di marcia. Abbiamo visto che anche in altri gironi, dicevo ad esempio il girone A che sembrava chiuso col Sudtirolo a 7 punti, ha perso una partita, adesso sono 4 punti, quindi davvero non lo dico per scaramanzia, non sono neanche scaramantico, sono 4 partite che dobbiamo vincere. La squadra ha dimostrato anche nelle ultime due partite, in cui la pressione, la tensione è sempre più alta, di avere davvero una forza mentale, una consapevolezza incredibile. Siamo fiduciosi, però testa a Pistoia, e poi vediamo. Quindi, per chiudere, ti chiedo qual è stato il momento secondo te di svolta della stagione. Qualcuno dice Pescara, qualcuno dice altre partite, Pesaro, insomma, però qual è stato secondo te? Ma no, probabilmente credo Pescara. Sentivo anche Marco Armellino che ieri diceva che anche a livello di gruppo e di squadra quella vittoria in trasferta su un campo così difficile ci ha dato forse quella consapevolezza per poi fare quello che è stato fatto. Siamo partiti un po' a fatica, ma io insomma era qualcosa che avevamo messo in conto, perché cambiando tanto davvero ci vuole un po' di tempo, però poi non ci siamo praticamente mai fermati. Vivi quotidianamente il gruppo, hai detto qualcosa di particolare alla squadra alla ripresa degli allenamenti dopo lunedì? Ma ero qua, e spesso seguo gli allenamenti, ma diciamo che il mister, il direttore, ma anche davvero tutto il gruppo non hanno bisogno di tante parole, sono tutti concentrati sul nostro obiettivo. Restando sul campo, domenica si va a Pistoia, che partita ti aspetti? Sicuramente una squadra che è completamente diversa rispetto a quella dell'andata. Esatto, lo dicevo prima, la Pistoiese nel girone di ritorno, se non sbaglio, ha fatto 17-21 punti fuori dalla zona play-out, hanno cambiato tantissimi giocatori, ed sarà sicuramente una partita difficile, anche perché loro si devono salvare, quindi insomma avranno delle motivazioni altissime.